Il film inizia in Africa centrale in un accampamento di gruppi armati. Un gruppo di mercenari che si nasconde improvvisamente attacca e inizia una sparatoria. Il protagonista, Max, lotta contro due soldati nemici, poi riesce ad ucciderli con il suo machete. Il loro comandante, Leclerc, gli dice che nei giorni successivi dovranno attaccare altri accampamenti. Poi, quando si trovano nell'area irachena, iniziano ad andare verso un nuovo accampamento per attaccarlo. Max è uno dei migliori membri del gruppo, così corre avanti e si mette su una piccola collina con il fucile. Dopo poco esplode una bomba e inizia una sparatoria tra i due gruppi. Ma la disciplina e l'organizzazione del gruppo di scagnozzi li consentono di dominare. Un sicario, Magpie, viene attaccato da un nemico ma riesce a spingerlo e a spararli. Nel frattempo Max cerca di colpire i nemici con il suo fucile. Il comandante dice a Max che alcuni nemici stanno scappando e Max va ad ucciderli. Entra in un luogo sacro e lotta contro due nemici che alla fine uccide con il suo coltello. Gli uomini cercano di ucciderlo, ma Max riesce a schivare gli attacchi e ad ucciderli. Poi viene attaccato da un uomo grosso che vuole strangolarlo, ma Max gli taglia la gola dicendogli che presto incontrerà il suo dio. Max si guarda intorno e vede 13 uomini morti. Il comandante poi gli dice quanto hanno guadagnato per la missione e vanno verso la Colombia. Nel campo l'obiettivo dei sicari è quello di assicurarsi di consegnare una grande quantità di sostanze illegali. Gli scagnozzi si avvicinano lentamente camminando nella giungla, poi si posizionano e iniziano a sparare uccidendo i bersagli. Max vede una donna innocente ed esita a sparare, ma poi esplode una bomba e lui rimane stordito. La donna scappa mentre un soldato cerca di raggiungerla e Max li segue. Il soldato poi inizia a spogliarla, ma Max lo colpisce. Il soldato e Max iniziano a combattere, ma il soldato ha la meglio. Nel frattempo la donna trova una granata e la fa esplodere, facendo perdere i sensi a Max. Il gruppo di scagnozzi ruba la sostanza e si prepara ad andarsene. Il soldato che ha abbattuto Max poi dice al comandante che è morto. Ma il comandante non ci crede e ordina a tutti di cercarlo perché è un soldato molto importante. Alla fine trovano solo il suo fucile, così decidono di andarsene. Poche ore dopo Max si sveglia con la ferita alla gola che sanguina. Si alza ma non capisce dove si trova. Continua a camminare finché non raggiunge un villaggio. Un uomo anziano lo trova e lo porta a casa sua. L'uomo gli dice che è un prete e si prende cura di lui, dandogli vestiti e curandolo. Il prete gli fa fare un giro e lo porta in chiesa. Il prete poi gli dice di pulire la chiesa per ricambiare il suo favore. Dopo aver pulito, il prete lo invita a cena, dicendogli che non può rifiutare. Quella sera Max incontra gli aiutanti del prete e mangia con loro. Dal momento che non può parlare per la ferita alla gola, scrive il suo nome su un pezzo di carta. Il sacerdote ipotizza che nasconde qualcosa e che il loro incontro non è una coincidenza. Il giorno dopo Max gira per la casa e trova un fucile. Il prete gli dice che l'arma era di un prete ormai morto che cacciava animali e li portava alle persone del villaggio. Il prete poi se ne va e lo invita ad ascoltare la messa. Così Max va e ascolta le parole del prete. Quella sera cenano di nuovo insieme e padre Tiago li raggiunge. Il giorno dopo padre Tiago dice che secondo lui Max è pericoloso. Il prete lo ascolta e dice che il suo aspetto è spaventoso. Così il prete regala a Max la divisa di un vero prete per impedirgli di spaventare i paesani. Il giorno dopo una donna corre in chiesa e chiede aiuto a Max pensando che sia un prete. Padre Tiago le dice che non è un vero prete e porta via la donna per aiutarla. Poco dopo due uomini entrano in chiesa per cercare la ragazza. Max non dice niente e gli uomini iniziano a comportarsi in modo minaccioso. Li chiedono da mangiare e Max va in cucina a prendere del cibo. Ritorna con il cibo e gli uomini lo prendono in giro dicendo che puzza. Max rimane calmo, poi gli uomini se ne vanno. Una mattina il prete vuole presentare una persona speciale di cui si fida. Padre Tiago si fa avanti, il prete pronuncia il nome di Max sorprendendo tutti. Il prete è orgoglioso di Max perché ha tenuto testa agli uomini che fanno parte del giro della droga. Soprattutto non ha usato la violenza. In quel momento entrano due uomini malvagi per prendere la ragazza di ieri. Max li ferma e fa un piccolo discorso sulla violenza dicendo che portano le pistole perché sono insicuri. Gli uomini lo prendono in giro e cercano di attaccarlo, ma Max li mette fuori il combattimento in poco tempo. Poi si scusa con il prete. Le persone chiedono a Max di insegnargli quello che sa. Più tardi Max taglia la legna mentre ascolta il prete che gli dice che deve insegnare le persone a difendersi. Ma Max dice che lui sa attaccare anziché difendersi. Il prete gli dice che Dio vorrebbe che le persone si aiutassero a vicenda, così convince Max. I due uomini picchiati da Max tornano dal loro capo, ovvero il comandante Leclerc. I due dicono che è un semplice prete, ma poi vedono una foto di gruppo di soldati tra cui c'è Max. Gli altri dicono che Max è morto in battaglia o non hanno mai trovato il suo corpo e ora sono nei guai. Leclerc però pensa che stanno mentendo perché Max li avrebbe uccisi senza pietà. Ma Leclerc non sa che Max ora ha altre priorità. Nel frattempo Max insegna le persone del villaggio a combattere. Padre Tiago chiede a Max del suo passato e si scusa per averlo giudicato male prima di conoscerlo davvero. In quel momento Leclerc entra in chiesa e vede Max vivo e vestito da prete. Leclerc racconta ai sacerdoti il passato di Max e quante persone ha ucciso, comprese donne e bambini.
Il comandante aggiunge inoltre che era il suo migliore assassino. Picchiando quei due uomini, Max ha infranto una regola e ora due abitanti del villaggio devono morire per chiarire la situazione. Il prete cerca di trovare un altro accordo, ma senza successo. Leclerc poi propone un accordo, li lascerà in pace se Max accetta di cenare con lui per chiarirsi. Così Max va nella sua stanza per prendere le sue cose e se ne va. I sacerdoti cercano di convincerlo a restare perché ora è un'altra persona. Ha salvato la vita della povera ragazza e non è più il mostro che era in passato. Alla fine Max si convince, ma va comunque a parlare con Leclerc per scoprire cosa vuole. Max incontra i suoi vecchi compagni che lo prendono in giro quando lo vedono vestito da prete. Poi lo fanno entrare dopo aver controllato che non ha armi. Leclerc lo ha invitato a mangiare e a bere, ma Max dice che non vuole niente. Max gli chiede cosa vuole e il comandante lo invia a rientrare nella sua squadra. Si scusa con gli uomini che ha picchiato, ma non vuole essere un sicario perché ora è una persona diversa. Poi gli dice che lascerà il villaggio, ma Leclerc deve lasciare in pace gli abitanti. Il comandante allora gli promette che non ucciderà degli innocenti. Ma quando Max se ne va, Leclerc dice agli altri che si occuperà di lui. Max torna a casa e dice ai preti che deve andarsene per proteggerli. In quel momento arriva Leclerc con la sua squadra. Gli uomini picchiano Max e lo crocifiggono. Il comandante e il resto del gruppo poi sparano nella chiesa. Max poi riesce a liberarsi ed esce, mentre il gruppo di scagnozzi si allontana. I preti sono ancora vivi e salvano Max. Max si sveglia il giorno dopo e il prete gli dice che sono morte due persone e la chiesa è stata distrutta. Anche se il prete dice che la ricostruiranno, Max dice che deve andarsene perché gli scagnozzi li uccideranno. Padre Tiago gli confessa che gli abitanti del villaggio sono costretti a lavorare con gli scagnozzi o saranno uccisi. Max si sente in colpa, ma il prete gli dice che il fatto che è sopravvissuto vuol dire che è una missione da parte di Dio. Padre Tiago dà a Max un fucile, così inizia ad allenarsi. Un giorno, degli scagnozzi trovano l'accampamento dei preti nella giungla e li fanno visita. Il prete gli offre del cibo, ma gli uomini gli sparano senza pietà. Max torna al campo e trova il cadavere del prete. Scoppia in lacrime e ora vuole solo vendicarsi. Max indossa l'uniforme da prete e prende il fucile. Alcuni scagnozzi entrano in un bar e Max li osserva da lontano, poi carica il fucile e inizia a sparare. Poi entra nel bar e uccide gli uomini. Infine si avvicina al barista e beve qualcosa. Quando esce è circondato da diversi uomini, ma riesce a sconfiggerli tutti. Leclerc viene a sapere che qualcuno ha ucciso 9 dei suoi uomini e subito pensa a Max. L'assistente di Leclerc le dice che poteva ucciderlo quando ne aveva la possibilità, ma non l'ha fatto. Due macchine piene di sicari seguono Max e arrivano in città. Max però consegna il suo fucile alzando le mani. Gli uomini sono confusi, poi Max inizia a picchiarli tutti, uccidendoli. Con l'arrivo di altri scagnozzi, Max prepara una trappola. Quando arriva Leclerc, pensa che Max se n'è andato. Magpie trova una croce sul culetto di un sicario e quando la lancia esplode una granata. Max poi inizia a sparare contro di loro con il suo fucile. Leclerc dice ai suoi uomini che se lo uccideranno gli darà una grande somma di denaro, motivandoli ancora di più. Poi Leclerc e i suoi uomini vanno in un bar per pianificare le loro mosse. Arriva Max all'improvviso e dice ai due membri che vuole arrendersi. Leclerc viene a sapere che li stanno portando Max, ma il comandante gli ordina di ucciderlo. Max uccide tutti in macchina, poi rompe il vetro per uccidere i restanti. Prende un lanciagranate e spara il suo vecchio compagno, che lo ha quasi ucciso in passato. Poi prende la mitragliatrice e uccide il sicario. Poco dopo arriva un altro uomo, che posa l'arma e prende il coltello. I due lottano con il coltello e Max riesce ad ucciderlo, accoltellandolo al cuore. Dopo aver ucciso tutti gli uomini, Max va da Leclerc. Max uccide tutte le sue guardie facilmente. Leclerc poi prende una spada e combatte contro Max, che ha un coltello. Leclerc inizialmente ha la meglio su Max e riesce anche a buttarlo a terra. Max però si rialza e continua a combattere. Alla fine Max uccide Leclerc pugnalandolo al cuore. Poi esce e torna in chiesa, dove incontra padre Tiago, che gli dice di godersi la vita. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.